È tempo di ripartire. Rilancia la tua attività insieme a noi gratuitamente su Icaro TV, Radio Icaro e News Rimini. Per aderire basta un click. gruppoicaro.it. Ripartiamo insieme. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro TG. Vediamo insieme i titoli principali della giornata. Dopo 3 giorni senza decessi, 2 nuove vittime da coronavirus nelle riminese. I contagi restano sotto controllo. Il primo a contrarre il virus in provincia è stato un ristoratore cattolichino. A 2 mesi di distanza ha ripercorso a tempo reale quei giorni che hanno lasciato a lui e alla sua famiglia una grande amarezza. A Rimini, centri estivi riaperti dal 22 giugno. Riccione, invece, chiede un parere alle famiglie prima di decidere quando e come ripartire col servizio. German Scarone è il protagonista della nostra rubrica sportiva Un Tè Con. Da riminese acquisito ha promosso il nuovo progetto targato RBR. Settimana positivo, oggi purtroppo nel riminese si registrano nuovi decessi per coronavirus. Resta basso invece, ormai da una decina di giorni, il numero dei nuovi casi. Il servizio. Dopo 3 giorni di tregua, purtroppo la provincia di Rimini torna a registrare decessi causati dal coronavirus. Degli 11 decessi registrati oggi in Emilia-Romagna, il numero più basso delle ultime settimane, 2 sono riminesi, un uomo di 81 anni e una donna di 97. Solo 4 invece i nuovi casi, numeri ormai costanti da diversi giorni, che portano il totale a 2107. Nessuno dei casi di oggi è ricoverato. Con le 18 nuove guarigioni di oggi, il totale arriva a 1570. Restano 270 circa i casi attivi riminesi. In regione sono 50 i nuovi contagi, su un numero di tamponi in crescita. Ieri 6162. Le nuove guarigioni sono 271, 18258 in totale. I casi attivi scendono a 5098, 232 in meno. Le persone in isolamento a casa in Emilia-Romagna sono 4376, 185 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 96, 3 in meno. E quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 44 in meno. Le persone complessivamente guarite salgono a 18258, 271 in più, 16.618 quelle guarite a seguito di doppio tampone. Il contagio resta sotto controllo nel riminese e in tutta la Romagna. 7 oggi i contagi totali nelle 3 province. Per parecchi giorni, a cavallo tra la fine di febbraio e i primi di marzo, è stata al centro delle cronache locali e regionali. Cesare Mendatori, ristoratore cattolichino di 71 anni, è stato infatti il primo in provincia di Rimini a contrarre il coronavirus. All'epoca l'epidemia era all'inizio e su ogni contagio venivano effettuate indagini capillari per risalire a spostamenti e contatti. Al centro dell'attenzione anche il suo ristorante di San Clemente. Questa mattina a tempo reale ha ripercorso quei giorni e raccontato le difficoltà della ripartenza. Il suo locale dovrebbe riaprire il 30 maggio. Vediamo. Mi sembrava di essere un lebroso. Io e la famiglia, praticamente. Ma io non ho intaccato nessuno, non ho coinvolto nessuno in questo virus, perché nessuna persona è stata contagiata da me. Mia moglie stendeva i panni fuori di casa, la gente si girava dall'altra parte quando passava, perciò non è che siamo stati. Mio figlio, poi hanno messo mio figlio su Facebook, l'hanno messo un bambino di 10 anni e hanno fatto delle cose un po' assurde, ecco. Pensiamo di averlo preso nel ristorante mio quando c'è stata la fiera di Rimini, che c'era un milanese, aveva portoghesi, avuto cinesi a mangiare. Pensiamo di averlo preso lì. Sono stato bene per un mese. È un mese che ce l'avevo, lo portavo dietro. Avevo una gran fiacca addosso, però ancora non c'è nessun sospetto di questo virus. Non sapevamo cosa era. Praticamente io mi ero venuto la febbre dopo un mese che già ero molto fiacco, ero molto stanco. Quando sono stato dal medico mi ha detto non è niente, un po' di influenza.
E io sono partito, sì, sono stato via tre giorni, mi ha sviluppato laggiù. Io ho avuto 39-40 di febbre, tre giorni. Poi quando sono tornato, la febbre mi è calata un po', però sono andato dal medico, mi ha dato fuori i raggi, mi ha trovato la polmonite. Ma io sono andato in ospedale per la polmonite. Quando mi hanno scoperto il virus mi ha durato due giorni, perché martedì me l'ha scoperto e giovedì non ce l'avevo più, già non mi stava passando sto virus. E adesso lo spirito, io ce l'ho di ripartire, perché ho avuto supporto anche da tanti clienti che mi telefonano, come stai, se 5.000 amici su Facebook, e molta gente mi hanno anche chiesto scusa di quello che avevano detto, e perciò cerco di partire con un po'. Non gasato, perché io non aspetto di fare 100 persone al giorno, solo che io avevo 7 anni che sono in questo locale, i primi 5 anni ho sofferto per tirarlo su, adesso è un anno che cominciavamo a lavorare un pochettino, è successo sta botta in testa, speriamo di ripartire. A Rimini, i centri estivi riaprono il 22 giugno con il doppio delle strutture. Il comune di Riccione, invece, prima di riorganizzare il servizio, sottopone un questionario alle famiglie per capire le necessità del servizio. I centri estivi a Rimini riapriranno il 22 giugno. Per l'accesso saranno riservati i punteggi più alti ai lavoratori Covid e agli stagionali o coloro che hanno perso il lavoro. Saranno favorite le famiglie con professioni sanitarie, sociosanitarie, forze dell'ordine, personale addetto alla pulizia degli ospedali e dei servizi residenziali per anziani e disabili. Insieme a questi vengono confermati i punteggi aggiuntivi per favorire l'accesso ai bambini con disabilità. Punteggio maggiore anche per i fratelli, con ulteriore vantaggio per i gemelli, e situazioni familiari di fragilità. Quest'anno i gruppi saranno più piccoli. Il rapporto educatori-bambini scende da 1 ogni 20 a 1 ogni 5 bimbi per la fascia d'età 3-6 anni, 1 ogni 7 per la fascia 6-11 anni. Saranno raddoppiate le strutture per garantire numeri simili a quelli degli altri anni. Siamo al lavoro con i tecnici e le pedagogiste, ha detto Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, ma nei prossimi giorni avremo un quadro più dettagliato per capire quali strutture saranno idonee. Stiamo cercando di sfruttare al meglio il welfare comunale, le risorse regionali e quelle nazionali, come il bonus babysitter. Diversa la scelta del Comune di Riccione, che, prima di riorganizzare il servizio dei centri estivi, vuole capire cosa pensano le famiglie. Prima di procedere imponendo un modello, ha spiegato l'assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra, chiediamo di compilare un questionario rivolto alle famiglie con figli tra i 3 e i 6 anni, nell'attesa di conoscere tutti i parametri sui quali organizzare il ritorno dei bambini ai centri estivi. Si pensa a piccoli gruppi stabili di 5 bambini, anche di età eterogenea. L'accesso e l'uscita dal centro estivo verranno regolate per scaglioni di orario ogni 10 minuti tra un gruppo e l'altro. Terminato l'orario assegnato per il proprio gruppo, non sarà più possibile accedere alla struttura. Potrebbe non essere garantito il sonno pomeridiano. Per rispettare il distanziamento sociale e accogliere il maggior numero di bambini, saranno utilizzate anche sedi diverse dalla scuola dell'infanzia frequentata. Pauroso incidente questa mattina a Rimini in via Santa Cristina, dove una donna di 72 anni, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della propria utilitaria, una Volkswagen Up a metano, centrando un palo dell'illuminazione in cemento per poi ribaltarsi sulla fiancata sinistra. Per estrarre l'anziana dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno tagliato le cerniere della portiera con delle cesoie idrauliche. Durante il soccorso la 72enne è sempre rimasta cosciente, seppur sotto shock. Una volta estratta è stata adagiata su una barella spinale, trasportata d'urgenza all'infermi di Rimini. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. A causare il tremendo impatto potrebbe essere stato l'asfalto viscido, unito forse ad una distrazione della conducente.
e nel mese di luglio i treni di Italo si fermeranno anche a Rimini e a Riccione. L'annuncio arriva dalla società che proprio da oggi ha riaperto le biglietterie nelle stazioni di Torino, Milano, Roma e Napoli. Nei treni sarà garantito il distanziamento fra i viaggiatori, lasciando posti utilizzabili e non prenotabili. Saranno intensificati i servizi di pulizia e sanificazione. L'orario estivo, pensato soprattutto per il turismo interno, partirà dal 14 giugno. A luglio, oltre a Rimini e Riccione, saranno introdotte anche le fermate di Pesaro e Ancona. E la nostra trasmissione di approfondimento medico-scientifico Tutta Salute, dopo aver affrontato negli ultimi 3 mesi l'emergenza coronavirus, torna ad occuparsi di sanità a 360 gradi con i professionisti del pubblico e del privato. Questa sera alle 20.35 su Icaro TV si parlerà di bimbi prematuri. Lucia Renati avrà in studio la dottoressa Gina Ancora, direttrice dell'unità operativa di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Infermi di Rimini, che fa parte del Dipartimento Materno Infantile dell'ASL Romagna. Vediamo uno stralcio. Molto spesso nascono prematuri bambini, ma sono prematuri anche i genitori. C'è lo stress, c'è la fatica e di solito... I genitori sono appena nati, no? Sono appena nati e non sono pronti. E di solito questo fare un passo indietro come genitori li porta ad accumulare stress e a creare un attaccamento con il bambino che non sempre è un attaccamento sensibile. Quello che si fa in terapia intensiva neonatale è aiutare i genitori a riappropriarsi del proprio ruolo genitoriale. E questo lo si può fare sia con personale formato, ma lo si può fare se abbiamo gli spazi a disposizione per accogliere i genitori. Io ricordo tutti i nomi dei bambini, ne ricordo tanti, tutti le lettere dell'alfabeto. Immagino. Benedetta, Perla, Noa, Vladimir, Leone, Leonardo, Alessandro, li ricordo tutti. Poi ci sono chiaramente i casi che stupiscono. Tutto quello che si legge in letteratura scientifica non si può arrivare a comprendere fino in fondo quale può essere la forza, l'attaccamento alla vita in alcune situazioni. Ne viene in mente una, la Benedetta, che è stata una settimana con un'ossigenazione incompatibile con la vita. Quanto pesava Benedetta? Intorno ai 500 grammi, ma aveva una grave patologia e è capitato di salutarla anche con la mamma, mettendo una musica, il Chiaro di Luna di Beethoven, che la mamma sentiva in utero con lei per salutarla. E la Benedetta in questi momenti, quando la sua ossigenazione era bassissima, apriva gli occhi e stava lì. E la Benedetta ce l'ha fatta senza neanche avere dei danni a livello cerebrale. La Benedetta è stato il caso che maggiormente ci ha stupito, ma ne abbiamo tanti di bambini che hanno tirato fuori delle risorse, che hanno dato forza a noi e ai genitori di continuare a fare questo lavoro. Passiamo ora invece allo sport. Ospite ieri pomeriggio di un Tech On, la rubrica di Roberto Bonfantini in diretta tutti i giorni alle 16 sulla pagina Facebook Icaro Sport, German Scarone, che ha parlato ovviamente di Rinascita Basket Rimini, sottolineando come la riminesità del progetto e di risultati ottenuti sul campo abbiano riportato il grande pubblico al Flaminio. Ascoltiamolo. Penso che non sia un caso, ecco. No, non è stato un caso, è stato voluto. Nel senso che in città sia tornata un po' l'entusiasmo, rivedendosi con una squadra di Riminesi o magari, tra virgolette, anche in Serie A. Mi ricordo quando c'ero io, comunque gli stranieri erano 2, poi 3, forse al massimo 4, insomma. Quindi le altre nucleo più forte era italiano, alcuni magari riminesi come Righetti, come Tommy, quindi la gente si identificava molto. Infatti adesso sta ritornando, magari a Rimini c'è bisogno proprio di identificarsi all'interno di una squadra e andare a vedere dei ragazzi, comunque dei giocatori, dei ragazzi della propria città, comunque dà una spinta in più per riempire il palazzetto. È ovvio che non nascondiamoci che i risultati contano e come. Io mi ricordo anche l'anno che siamo andati in promozione con i due famosi americani Chandler e Wiley. All'inizio dell'anno, una settimana prima, ancora non sapevamo chi era il nostro secondo
straniero. In Superbasket che facevano i voti, ci avevano dato 4,5 quell'anno, quindi praticamente eravamo retrocessi. Invece alla fine Rieti è esploso, io sono esploso, i due americani sono stati fantastici, anche se magari durante l'anno sono delle cose, ma comunque hanno reso tantissimo, e ci siamo ritrovati la prima del campionato contro, se non mi ricordo male, penso che era Padova, non mi ricordo chi, o Udine in casa, erano 400 persone, c'erano le tribune sotto canestro chiuse perché c'era pochissima gente, perché appunto non sembrava, capito, una squadra non all'altezza, e poi alla fine ci siamo ritrovati in finale con 400 persone fuori che non riuscivano ad entrare perché era pieno come un uovo. Quindi però perché la città di Rimini ha bisogno sia di risultati, ma anche di identificarsi in una nuova realtà con giocatori sicuramente riminesi, ancora meglio, e italiani che vedono che vanno in campo con la voglia di sbattersi e di provarci spaccandosi le ginocchia. Questo penso che sia la cosa che identifica anche un riminese, che ha la forza di lottare fino alla fine. Ospite invece domani pomeriggio alle 16, sempre di un Tecon, il presidente della FIGC, Comitato Provinciale di Rimini, Domenico Magrini. Mentre questa sera alle 21, sempre in diretta sulla pagina Facebook Icaro Sport, andrà in onda la seconda puntata di Punto Motori, la nuova rubrica dedicata al motociclismo. Ospiti di Silvio Orsini, i piloti Alex De Angeli, e Massimo Roccoli. E al Liceo Einstein di Rimini la seconda sfida della campanella da casa. Superato l'Istituto Belluzzi da Vinci al termine di una contesa divertente andata in onda ieri sera su Icaro TV. Vediamo alcuni momenti della puntata. Qual è il sostegno della campagna? Soggetto. Soggetto, scusa. Sì. Cosa ho detto? Soggetto della campagna con cui SGR comunica la possibilità di accedere ai suoi servizi e ai suoi sportelli clienti da casa, via PC o telefono. Carolina? Questa è difficile, eh? Penso sia la B. La? Ha detto? La seconda, B di Bologna. Corretto! No, andare avanti così. Ma quell'altro come l'ha distrutto? No, allora, non si fa così. Giacomo, non è colpa tua. Non è colpa tua. È colpa sua. La Treccani sopra. È colpa della Treccani dell'energia. Hai preso il volume, hai avuto la sfortuna di incrociare il volume sull'energia dell'enciclopedia sull'autostrada. Allora, fatemi vedere il vostro foglio, ragazzi. Malanno c'è. Il tuo lo leggiamo, io lo leggo abbastanza male, diccelo a voce. Fenomenale. Fenomenale. Questo ragazzo... Allora, questo ragazzo... A questo gioco com'è? È fenomenale. È fenomenale, perché ha utilizzato tutte e 10 le lettere. Ha fatto l'amplay. Tutte le lettere ha adoperato. Perché questa è proprio la parola da 10. A lui non gli si può dare una lettera. È una cosa che ha fatto così. Non è... Ma qui abbiamo avuto... Davide Ligi, che ha fatto, perché ci ha mandato anche il numero di palleggi, ha fatto 1947 palleggi. Sono quasi 17 minuti di palleggio. Chi ha scritto il romanzo epistolare Storia di una capinera? Ancora Giulia, sempre velocissima. È Verga. Mi è voluto creare un po' di suspense perché sennò era troppo facile. È lui. Va bene, dai. È lui, è Giovanni Verga. Ma porti i capelli così, devi stare attento. E allora, proclamiamo vincitore di questa puntata il liceo Einstein con il punteggio di
32-19. Era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. A tutti voi una buona serata.